Non posso credere che la mia dolce bambina stia per sposarsi. Mi sono presa la libertà di prepararvi un programma per la settimana. Non passeremo molto tempo insieme. Sei nella prova di ballo delle ore 16:00. Sono un asterisco. Oh, RJ! Lei è mia zia Janice. E lei deve essere la madre del... Lana. Hello! Significa ciao? Qualcuno potrebbe spiegarci che succede? Tanto tempo fa... Tuo padre e la madre di Emma si frequentavano al college. Cosa? Insomma, non era niente di serio. E tu invece sei seria? Hey, mia figlia va a innamorarsi del figlio di quello che mi ha strappato il cuore. Sei favolosa. Gli fai vedere cosa si è perso, ma fingi disinteresse. Willa! Oh! 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 Che stai facendo? Oh, giusto, me ne vado! La cosa migliore che può fare è rilassarsi. Un doppio misto? Non le piace perdere. E chi ha parlato di perdere? Mi dispiace tanto. Ascolta, sono un medico. Ho bisogno che ti rilassi e respiri. Senti, ti va di bere qualcosa stasera? Ti ringrazio, ma non ho nulla da fare. Ci vediamo dopo. Non ringraziarmi. Capisco che tra te e Will c'era qualcosa al college, ma il problema qual è? Eravamo tutto l'uno per l'altra. E poi, puff, un giorno è sparito. Trovate un partner? Io non ho un partner. Sarò io il tuo partner. Che cosa succede tra quei due? Non capisco. Mamma, stai bene? Tesoro, sto bene. Puoi dedicarti un po' meno a me e dedicarti finalmente un po' più a te. Voglio solo che tu sia felice. Non c'è nulla di più elegante di un matrimonio in bianco e nero. Mamma Winslow indosserà questo abito.